Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Mamma, disse la piccola bambina sfregandosi gli occhi in piedi di fronte alla stanza della madre. Mamma, il coniglietto Pasquale sta mangiando il mio dolcetto, disse. Ma cosa dici, piccola? Rispose la donna. Il coniglietto Pasquale regala i dolcetti, non li ruba ai bambini per mangiarli. La donna si coprì lentamente e mentre affondava la testa nel guanciale continuò dicendo: torna a dormire, piccola. Però, mamma, disse la bimba, il coniglio Pasquale si sta mangiando il mio dolcetto. Stavolta era più seria, come se stesse per piangere. La madre si alzò protendendo le braccia verso la figlia. Tesoro, te l'ho detto, il coniglio Pasquale non mangia dolcetti o caramelle, ne regala ai bambini buoni. Inoltre, non è ancora Pasqua. Torna a dormire, su, disse lei con un tono dolce e pacato. Ok, mamma. La bimba si inghiozzò ed uscì dalla stanza. La madre sorrise pensando, che piccola pazza, ma guarda te che fervida immaginazione, per poi tornare a dormire. Nel corridoio la bambina si fermò a guardare il coniglietto Pasquale intento a mangiare il suo dolcetto. Si inghiozzò nuovamente dicendo, mamma, ha detto che devo tornare a dormire. Il coniglio Pasquale rispose, buona idea bambina, voltati. E non guardare. Sputò in direzione della bambina una targhetta di metallo. Lei la raccolse. Pianse capendo di cosa si trattava. Era la targhetta di riconoscimento di un cane, con su scritto dolcetto.